Benvenuti quindi a questo secondo convegno nazionale organizzato sul problema dell'incenerimento dei rifiuti. Apriamo subito la serata con la presentazione dei relatori, cominciando da un ospite d'onore, il dottor Paul Connett, professore emerito di chimica e tecnologia del Salon University di New York, padre fondatore della strategia Rifiuti Zero. La sua attività contro gli inceneritori lo ha portato a svolgere oltre 1700 presentazioni pubbliche in tutto il mondo. Seguirà, e abbiamo con noi, il dottor Ruggero Ridolfi, onco-endocrinologo, presidente dell'IRF Forlì Cesena. L'ingegner Francesco Girardi, amministratore delegato ASA Tivoli e già consulente del comune di Capannori. Il dottor Claudio Tedeschi, amministratore delegato di Smeco. La dottoressa Rita Baldini, di Baldini Casamenti. Poi quattro interventi politici, a cominciare dal dottor Luigi Gaetti, senatore del Movimento 5 Stelle, l'ingegner Andrea Bertani, consigliere Movimento 5 Stelle della Regione Emilia Romagna, l'ingegner Daniele Vergini e Simone Benini, consiglieri del Movimento 5 Stelle Comune di Torino. Nel segno della continuità con il convegno dell'anno scorso, Cenere sul cielo, veleno sulla terra, questa sera tratteremo il tema Senza inceneritori si può. Possiamo fare a meno degli inceneritori? Assolutamente sì. Gli impianti di riciclaggio e compostaggio sono sempre più utilizzati in tutto il mondo, ma nel nostro paese continuano a sostenere e mantenere in attività gli inceneritori. Per far fronte alla forte contestazione dei cittadini, qualche politico comincia a parlare di post-incenerimento, ma queste sono parole che contrastano con la realtà. Il post-incenerimento si realizza dopo che sono stati chiusi gli inceneritori, non prima. E comunque, parlare di post-incenerimento in una prospettiva futura, quando nel presente si stanno spendendo centinaia di migliaia di euro per le reti di teleriscaldamento, è palesemente una presa in giro. Tutto questo quindi assume il sapore di una beffa. Negli Stati Uniti, invece, il post-incenerimento lo praticano con i fatti. Già 28 anni fa, dal 1988 al 1994, sono stati smantellati ben 1200 inceneritori di rifiuti ospedalieri. Nel periodo dal 1994 al 1997, quindi solo 3 anni, ne sono stati chiusi altri 2627. Dal 1997 al 2003 ne erano praticamente stati chiusi altri 2258. Alla fine del 2003 ne erano rimasti 115. Perché gli Stati Uniti, che hanno costruito per decenni migliaia di inceneritori, improvvisamente, nel senso di soli 15 anni, ne hanno chiusi ben 6.085, pari al 98% di tutti gli inceneritori di rifiuti ospedalieri esistenti negli Stati Uniti. Per quanto riguarda gli inceneritori di rifiuti solidi urbani, in soli 12 anni, dal 90 al 2002, ne sono stati rottamati 74, il 40% del totale. Attività di smantellamento che è proseguita poi negli anni successivi. Il perché di tutto questo è molto semplice.
negli Stati Uniti avevano scoperto che gli inceneritori sono in realtà dei veri e propri cancrovalorizzatori. Poi ci sono stati altri problemi, come per esempio il fatto che producono a loro volta rifiuti secondari più pericolosi degli originali. Questo negli Stati Uniti, per aver dato così qualche numero, ma nel resto del mondo qualche esempio, anche se appunto non possiamo dilungarci perché l'elenco è molto lungo. In Cile, già nel 1976, cioè ben 40 anni fa, vietò la costruzione di inceneritori nelle aree metropolitane del paese, quindi una nazione che fa una scelta ben precisa 40 anni fa. La Grecia, nel 1994, approvò una legge che dichiarava illegale bruciare rifiuti pericolosi negli inceneritori. Dopo 7 anni, nel 2001, il ministro dell'Ambiente esprimeva formalmente il divieto di costruire inceneritori di rifiuti solidi urbani. In Brasile, nel 1995, il comune di Diadema, è una città di 400.000 abitanti nello stato di San Paolo, approvò una delibera che vietava gli inceneritori. Il Consiglio Comunale indicò anche che il problema dei rifiuti doveva essere monitorato riducendoli e quelli prodotti riutilizzati con politiche di riciclaggio. In Germania, dal 1996, la più vasta, la più popolata, la più industrializzata regione tedesca, il nord del Reno e la Westfalia, ha vietato gli inceneritori di rifiuti solidi urbani. Nel 2000, il Delaware, negli Stati Uniti, vietò la costruzione di questi nuovi cancrovalorizzatori entro i 5 km dai centri residenziali, dalle chiese, dalle scuole, dai parchi, dagli ospedali. Applicando questa legge a Forlì, i nostri due inceneritori risultano realizzati in pieno centro abitato. La distanza tra gli inceneritori era ai Mengozzi e Piazza Sassi è infatti di 4 km, con in mezzo case, chiese, scuole, parchi e c'è anche una casa di cura. L'ospedale Pierantoni è appena 5 km e 900 metri, soprattutto ci sono 117.000 abitanti in mezzo. Le Filippine nel 1999 bloccarono ogni tipo di inceneritore. Sono tuttora ritenuti fuori legge gli inceneritori di rifiuti solidi urbani, di rifiuti ospedalieri e di rifiuti industriali pericolosi. La Slovacchia nel 2001 vietò l'importazione di rifiuti per l'incenerimento. In Canada, nell'Ontario, nel 2001 emanò il piano per i rifiuti pericolosi che prevedeva la eliminazione di tutti gli inceneritori di rifiuti ospedalieri. In Argentina nel 2002 il Consiglio Comunale di Cordoba dichiarò fuori legge la costruzione degli inceneritori. Il Maryland nel 1997 ha proibito la costruzione di inceneritori comunali entro un miglio da scuole primarie e secondarie. San Francisco, capitale mondiale del riciclaggio, recupera ogni anno 237.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani. Vedremo a metà serata un breve filmato realizzato nel 2013 che dimostra che senza inceneritori si può. E il Movimento 5 Stelle aggiunge che si deve e che con il riciclaggio si può realizzare anche la creazione di moltissimi posti di lavoro. Infine, un dato sull'impatto ambientale a livello atmosferico degli inceneritori. L'EPA, che è l'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti, ha rilevato che nel 2013 il riciclaggio e il compostaggio negli USA hanno impedito a 87,2 milioni di tonnellate di rifiuti di essere inceneriti. Nel 1980 erano 15 milioni di tonnellate. Ciò ha impedito
il rilascio nell'atmosfera di circa 186 milioni di tonnellate di anidride carbonica, corrispondenti a 39 milioni di auto circolanti per un anno. E adesso vi chiedo l'attenzione prima di chiudere, diciamo, questo mio brevissimo intervento. Allora, 87,2 milioni di tonnellate di rifiuti solidi che sono stati non inceneriti ma riciclati. Se fossero stati inceneriti e prendessimo in considerazione un inceneritore da 120.000 tonnellate, quanti inceneritori avremmo dovuto costruire, o meglio, gli Stati Uniti avrebbero dovuto costruire per incenerire 87,2 milioni di tonnellate? Bene, l'equivalente di 725 inceneritori era quelli che abbiamo qua a Forlì, tanto per fare un esempio. Allora, con questo concludo dicendovi, senza inceneritori si può. Andremo ad approfondire questo argomento con il relatore di questa sera. Prima di lasciare la parola al moderatore Marco Colonna, attivista del Movimento 5 Stelle e giornalista di Sesto Potere, informo brevemente che la serata si svolgerà in tre momenti diversi. Ci sarà un primo momento con gli interventi tecnici, un secondo con quelli politici ed infine con le domande del pubblico. Vi ringrazio e buona serata. Buongiorno a tutti, noi ci stiamo recando il carico del campo di calcio, entra uno, esce uno e entra un altro, ma soprattutto qual è il filo del discorso? Il filo del discorso è che da un anno ad oggi le cose a Forlì e Cristi di Forlì Cesena non sono migliorate, semmai sono peggiorate. L'inceneritore Mengozzi, attraverso il proprio patrono Enzo Mengozzi, ha chiesto il potenziamento dell'incenerimento orario. Con ERA non vediamo via d'uscita e quindi noi continuiamo attraverso eventi come questo ad informare e a dare alcuni dati. Le statistiche mondiali ci dicono che le aspettative di vita nell'area della Pianura Padana, come delle più inquinate al mondo, sono di 3-4 anni in meno rispetto alla media mondiale. I morti precoci in Italia sono 44.000 secondo fonti OMS, sempre per malattie causate da inquinamento ambientale, e questi dati sono un po' la copertina del fuori, la premessa da cui partiamo oggi. Oggi è vero che parleremo soprattutto delle buone prassi, cioè senza inceneritori si può e soprattutto riutilizzare la materia prima, che è appunto quella dei rifiuti, si può, ma il quadro di fondo è un quadro negativo, quindi noi continuiamo a ribadire che la battaglia contro gli inceneritori fuori si debba e si possa continuare. Il movimento in questa fase sta dimostrando non solo una tenuta politica ma anche una capacità organizzativa non indifferente. Il forum di questa sera è molto partecipato, io di questo mi rallegro. Altre forze politiche a parole dicono di contestare gli inceneritori, mentre poi nei fatti, quindi nelle delibere, negli atti, non lo fanno. Quindi io ne approfitto per chiedere anche a voi una maggiore attenzione, perché il movimento su questo argomento c'è e direi che continueremo ad esserci, perché del resto i tempi che vengono scanditi dalla regione per il mantenimento in vita degli impianti sono molto lunghi. Si parla di 2020, gli inceneritori di Forlì entro quella data, ma noi pensiamo anche dopo continueranno ad esistere, quindi dovremo continuare a fare una battaglia molto dura.